Certamente è una cosa importantissima, importante perché, come ho sempre ribadito, il ricordo serve a migliorarsi ed è un monito per le nuove generazioni. Io sono molto legata ad Anna Maria perché, non solo perché la stimo come persona, non solo perché ho sempre stimato e amato il suo papà, ma soprattutto per gli insegnamenti che il suo papà ci ha lasciato. Il suo papà era un lontano parente di famiglia, ma era molto apprezzato da tutta la mia famiglia. Leggere il suo testamento quando l'ho ricevuto è stato per me un momento Molto. estremamente emozionante. L'ho letto veramente con le lacrime agli occhi e ho detto che deve essere un monito, un insegnamento per tutti noi amministratori, perché politici è brutto, è stato un termine che abbiamo usato e Certo. abusato, abbiamo dato cattivo esempio di noi stessi, quindi Voi io non siete mi delle sento guide. e non voglio essere un politico, voglio essere un amministratore, voglio essere qualcuno che ama il suo territorio, ama il suo paese, ama i paesi vicinori. Penso che noi siamo in una delle zone più belle della Campania, in una zona felix per alcuni punti di vista, una zona tranquilla, con un tessuto sano. Io questo voglio ribadirlo all'infinito. Il nostro tessuto sociale è un tessuto sano. Quindi i tentativi di pochi di far passare o destabilizzare quella che è la tranquillità del nostro territorio debbono essere puniti, debbono essere circoscritti, debbono essere soprattutto allontanati dalla mente dei nostri cittadini. Sicuramente io ho partecipato anche, credo un paio d'anni fa, a Pagani all'inaugurazione del murales per Marcello Torre e certo è stata per noi una sorpresa graditissima questa iniziativa della famiglia Torre, soprattutto in un momento particolarmente difficile, ma io dico per me e per Paola perché siamo stati oggetto di, diciamo, di questi attentati, ma credo che sia un momento difficile per tutti i sindaci. Oggi amministrare è difficile. Io paradossalmente dico che è molto più difficile fare il sindaco che non il consigliere regionale o l'onorevole, perché purtroppo il sindaco rimane in prima linea, quindi In trincea. noi siamo oggetto e soggetto di richieste le più disparate possibili e comunque siamo sempre in prima fila. Il cittadino si rivolge a noi, non certo a chi ha cariche più alte, che non sono neanche raggiungibili. E quindi questo riconoscimento per me, come sindaco, ma per il comune di Roccapionte, è stato, ripeto, una gradita sorpresa perché la vicinanza di chi ha sofferto in passato situazioni ben più gravi delle nostre è un riconoscimento al nostro lavoro e chiaramente una forza per andare avanti. Diciamo che noi non è che ricominciamo, non abbiamo mai terminato di impegnarci anche nei momenti un po' così, di crisi. Cioè io, nel momento in cui ho avuto questo attentato, io stavo da mia figlia a Brescia e pensavo di passare una Pasqua serena e manco questo è stato possibile. Quindi capisci le difficoltà effettivamente e lo sconforto, ecco, che in alcuni momenti ti viene e dici ma poi alla fine chi me lo fa fare? Però se si prende un impegno lo si deve portare a termine. Ripeto, senza interruzioni, non ci siamo mai fermati.